Presidente Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle, con uno sfondo tribale, Presidente, sarà il Sud la sua scommessa? Ah, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori. Vi sto parlando qui dalla campagna Torre del Greco e sicuramente per questo ulteriore passaggio, confronto con i cittadini, imprenditori, commercianti del Sud. Ma voglio dire, c'è un'attenzione particolare ovviamente per un territorio che ha bisogno di un grande rilancio, un'attenzione che non riguarda solo il reddito di cittadinanza, come vogliono ovviamente accreditare le altre forze politiche. Peraltro, secondo me, è un'immagine da cartolina che questa, il reddito di cittadinanza solo sia solo al Sud. Ci sono anche tanti percettori di reddito di cittadinanza che sono al Nord. E poi, tra l'altro, non dobbiamo appiattire il Sud su questa, ripeto, immagine. Il Sud ha bisogno di infrastrutture, ha bisogno di sostegno per le imprese, perché le imprese, come nel resto d'Italia, possono essere ancora più competitive. Segnaliamo, tra l'altro, che i numeri dell'export per quanto riguarda le imprese del Sud sono molto buoni, gli ultimi numeri che abbiamo. Si esporta e sono molto competitive anche al pari delle imprese che sono al centro-nord. E noi dobbiamo lavorare per rendere il tessuto produttivo del Sud ancora più competitivo, ancora più resiliente. Dico sempre che se riparte il Sud, riparte l'Italia intera. Allora, di reddito in modo approfondito ne parliamo tra un attimo, perché è un argomento di questa campagna elettorale, però c'è con me con Massimo D'Amore, che è il nostro vice direttore. Massimo, mi sembra che oggi la notizia, l'argomento principe, sia il discorso che ha tenuto Putin, chi vede una debolezza, chi vede in realtà un pericolo, e poi le repliche di Biden, che parla appunto di minaccia nucleare presa sul serio, insomma, di retorica irresponsabile. È un po' questo l'argomento cardine del giorno? Certamente sì, mentre gli analisti, i capi di Stato, diplomatici di tutto il mondo si interrogano sulle parole di Putin e cercano di interpretarle. Io però voglio sapere che cosa ne pensa il presidente Conte delle parole di Putin e se in qualche modo questo discorso che ha fatto il leader russo cambia la sua opinione sull'invio delle armi all'Ucraina. Proprio oggi Kiev ha chiesto che dopo questo discorso sia aumentata la fornitura di aiuti anche militari al suo paese. Guardi, il discorso che oggi Putin fa alla nazione è un discorso che preoccupa perché da un lato rilancia un referendum farsa che non potremo mai riconoscere sul Donbass, e dall'altro però ovviamente aggrava le minacce e il rischio soprattutto prospetta di un'escalation militare, che è quello che più temevamo e che ho sempre temuto. Cioè, secondo me, noi dobbiamo assolutamente interrogarci sulla strategia politica che stiamo perseguendo. Cosa stiamo inseguendo? Una vittoria militare sulla Russia? Vogliamo distruggere il regime di Putin? Ma attenzione, siamo disponibili ad accettare tutti i rischi e tutte le conseguenze per inseguire questo obiettivo, che non è detto che sia alla portata di mano. Questo significa che dobbiamo guardarlo e dobbiamo spiegarlo alle nostre opinioni pubbliche. Significa accettare il rischio che aumenti la carneficina e il numero di vittime innocenti, significa che aumenta la distruzione delle città che dopo dovremo ricostruire, significa accettare il rischio di un incidente nucleare e soprattutto del ricorso da parte del regime putiniano anche ad armi non convenzionali. Io non mi sentirei in questo momento, se avessi una diretta responsabilità di governo, di rassicurare i cittadini che quella di Putin è solo una retorica nucleare. Perché quando si parla di, vedete, un segno di debolezza di Putin, sono d'accordo anch'io, oggi il suo discorso possiamo assumerlo come un segno di debolezza, ma attenzione che debolezza, poi la debolezza porta alla disperazione. Io credo che si stia sottovalutando il fatto che per la Russia questa è una battaglia campale, la battaglia della vita per il regime di Putin. Quindi per lei resta presidente. Affatto. Lei, presidente, continua a ribadire il no alla fornitura di armi da parte del nostro paese, dell'Occidente. Ma guardi, il problema è che strategia abbiamo per uscire da questo conflitto? Cioè, vogliamo portare avanti con un'escalation militare fornendo armi sempre più sofisticate, mandando missili, batterie missilistiche di gittata sempre più lunga,
Vogliamo accettare allora il rischio anche del ricorso ad armi non convenzionali come testate nucleari tattiche o addirittura armi chimiche e batteriologiche? Guardate che o si costruisce un percorso intelligente che dia una vittoria politica all'Ucraina, il che significa ovviamente negoziato di pace, lo ripeto da tempo, negoziato di pace di cui non parla più nessuno, oppure dobbiamo accettare il rischio, ma dobbiamo essere chiari con le nostre, dobbiamo dirlo ai cittadini, che non solo stanno subendo un'ondata recessiva sul piano economico-sociale, ma c'è il rischio ovviamente anche di un conflitto che potrebbe deflagrare fuori controllo, di proporzioni sempre più vaste e incontrollabili, ma soprattutto mi chiedo anche quali sono poi gli scenari geopolitici che andiamo a costruire per il futuro, cosa consegneremo alle generazioni che verranno, a mio figlio, ai nostri figli, cosa prospettiamo? Decenni di guerra con un mondo diviso in due, spaccato a metà? Con una guerra che quando poi si raffredderà diventerà una cortina impenetrabile che dividerà il mondo in due. Allora lavoriamo invece per un negoziato di pace, dedichiamo tutti gli sforzi diplomatici, l'Italia ha tutte le qualità per essere protagonista in questa direzione nell'ambito dell'alleanza euro-atlantica. Non significa disconoscere la nostra alleanza, la nostra collocazione tradizionale, significa ragionare, parlare con i nostri alleati e cercare di condividere una strategia saggia, ragionevole, che ci porti a una via d'uscita. Quindi lei vede più un ruolo, diciamo, diplomatico per la pace dell'Italia. Tra l'altro oggi il presidente americano Biden ha detto che una guerra nucleare non può essere mai vinta e non deve essere combattuta. Questo per quanto riguarda quello che sta succedendo in Ucraina. Ma guardiamo all'orizzonte oltre le urne. E vorrei vedere. La partita con il PD è proprio chiusa o è chiusa quella con il PD di Enrico Letta? Con questo gruppo dirigente non c'è la possibilità di sedersi a un tavolo, perché l'inaffidabilità derivante dal loro comportamento, dalla loro decisione di buttarci via e di abbracciare qualsiasi altra formula di alleanza o di cartello elettorale è stata così spudorata, così cinica, che francamente non ci sono le condizioni per impostare una collaborazione. Massimo. E con il centrodestra, Presidente, la domanda è un po' provocatoria, ma deriva dal fatto che un governo insieme, almeno con la Lega, l'avete già fatto. Guardi, con la Lega è stato fatto un governo, il Conte 1, lei si riferisce al Conte 1, ed è un governo che ci ha permesso di mantenere gli impegni presi con i cittadini nella campagna elettorale del 2018. Pensate un po' che alla Lega abbiamo imposto il reddito di cittadinanza, la legge anticorruzione che l'Italia di cui aveva bisogno, che per decenni era rimasta priva di una tale legge, abbiamo imposto assolutamente tante altre riforme, il decreto di dignità contro il precariato selvaggio e tante altre riforme. Quindi questo, a questo è servito il governo con la Lega. È stato un contratto nero su bianco che ci ha consentito di impostare il rispetto degli impegni elettorali. Poi col Conte 2 abbiamo continuato in questo percorso, abbiamo realizzato l'80% del programma elettorale annunciato e illustrato ai cittadini nel 2018. Quindi se ci questo fosse un contratto... Questo non significa che ovviamente siamo... Certo, però se ci fosse un contratto che ma voi condividete... Con queste destre, allora, con queste destre non c'è possibilità, guardi, di lavorare, anche perché io quando faccio adesso un'analisi storica di quello che siamo riusciti a realizzare con la Lega, non possiamo trascurare, per completare l'analisi, che poi la Lega si è dimostrata completamente inaffidabile, come abbiamo visto, e sappiamo com'è andata. Adesso il Movimento 5 Stelle ha un'identità precisa politica, ha un'identità precisa che lo colloca nel campo progressista, e ovviamente noi parliamo a un popolo di elettori autenticamente, con spirito autenticamente democratico, e quindi non c'è nessuna possibilità di poter lavorare con queste forze di destra, di centrodestra, che quindi hanno ricette insufficienti, inadeguate e totalmente. Ma noi saremo, guardi, innanzitutto aspettiamo che si pronuncino i cittadini. Il vento spira un vento favorevole, voglio essere molto prudente, però mi sembra che non possiamo parlare assolutamente di sondaggi, come lei ben sa. No, ma io non ne parlo affatto, sto parlando del contatto con le persone, sto parlando, certo, giro da nord a sud e mi confronto con i cittadini e constato un rinnovato entusiasmo nei confronti della nostra azione politica, della nostra coerenza, della
hanno confidenza ai cittadini, ci dimostrano nella loro, nella nostra capacità, determinazione e competenza di realizzare un processo trasformatore della società italiana per assicurare migliore qualità di vita a tutti i cittadini. Toni accesi in questi ultimi scampoli di campagna elettorale, rivediamo che cosa ha detto il governatore emiliano, risentiamolo un attimo del Partito Democratico. Da qui non passeranno, qualunque cosa dovesse succedere, perché noi non abbandoneremo mai il campo, qualunque sarà il risultato, e sfonderanno sangue. Però c'è stata anche una sua affermazione che è entrata nella polemica e ha fatto molto discutere, quello che ha detto a Renzi: venga in Sicilia senza scorta. Il leader di Italia Viva si è sentito in qualche modo minacciato, l'ha vista come una minaccia, diciamo è stato imprudente, è andata oltre le intenzioni questa frase, che cosa è successo? Ma io non ho mai inteso neppure alludere a nessuna minaccia di ordine fisico, quindi... Renzi vuole farsi pubblicità in campagna elettorale a mie spese, gratuitamente. Non glielo voglio consentire affatto e non glielo consento. L'invito, il significato di quell'invito è stato: esci dai palazzi, lascia i jet privati su cui stai viaggiando, vieni in mezzo alle persone, ai cittadini, ascolta i percettori di reddito, ascolta le loro storie. Finalmente forse capirai che c'è gente disperata, è che un sistema di protezione da parte dello Stato è assolutamente necessario, perché può capitare a chiunque, anche se lui adesso ormai sono, è qualche decennio che campa con le indennità dello Stato, dei contribuenti, perché viene è in politica quando aveva i calzoni corti, ma non significa che non deve confrontarsi con cittadini per conoscere le loro storie, persone che semmai perdono il lavoro da un giorno all'altro, che attraversano momenti di difficoltà. Volgere le spalle, sputare sulla miseria è una vergogna. È suonata solo un po' male quella senza la scorta, diciamo, è quella frase lì che ha cambiato un po' il significato. Senza lei filtri, gira con la scorta. Senza filtri, ascolti. Sì. Senza filtri, ma il senso è di stare in mezzo ai cittadini, non star distaccato, non muoverti, cioè stai in mezzo alla gente, non perdere il contatto con la realtà di vita, con i bisogni di vita dei cittadini. Sentiamolo un attimo. Io lo vedo molto abbarbicato nei suoi privilegi. Sentiamo un attimo questo passaggio. Renzi deve fare una cosa: venga finalmente senza scorta in mezzo alla gente a parlare, a esporre queste sue idee. Venga a dire che in Italia non occorre un sistema di protezione sociale prima di parlare. Venga a dirlo e non si nasconda. Era questa la frase incriminata, Massimo? Allora, parliamo di reddito di cittadinanza, Presidente, anche perché ho notato, io l'ho ascoltata ogni tanto nei suoi comizi, sia pure a distanza, è forse il suo tema più forte in campagna elettorale. Io credo che ci sia un giudizio sostanzialmente positivo su questo strumento in tema di contrasto alla povertà. Ma non crede anche lei che invece in tema di politiche attive del lavoro abbia fallito lo scopo? Perché lì si era proprio detto che il primo pezzo doveva essere il sostegno alla povertà, ma la seconda parte doveva essere trovare lavoro a questi disoccupati, a questi percettori di reddito. È così o no? Vedo che volete dedicare la buona parte della trasmissione al reddito di cittadinanza. Allora sarò velocissimo, così possiamo parlare anche d'altro. Il reddito di cittadinanza per due terzi riguarda percettori che non sono idonei al lavoro, minori, persone con disabilità, pensionati. Solo per un terzo riguarda persone idonee al lavoro. Di questo terzo, attenzione, un buon 46% lavora già, integra con il reddito di cittadinanza delle buste paga assolutamente irrisorie, da fame. A questo innanzitutto precisiamolo. Poi è chiaro che non sarà con una riforma del reddito di cittadinanza che dall'oggi al domani riusciamo a riformare e a migliorare con un colpo di bacchetta magica un sistema di politiche attive del lavoro. Ma io dico anche ai commentatori, anche ai critici, ma in questi ultimi lustri in cui il sistema delle politiche attive non funzionava in Italia, dove eravate? Voi pensavate che con l'introduzione del reddito sistemavamo tutto? Guardate che per sistemare il sistema delle politiche attive, che tra l'altro richiama un coordinamento dall'Agenzia Nazionale Lampa, i centri dell'impiego che sono sotto le regioni, molti sono completamente inefficienti, e poi le agenzie private,
In Germania hanno impiegato 10 anni, decine di miliardi e ovviamente grandi investimenti, sino a portare gli impiegati dei centri di impiego a 111.000. Da noi abbiamo stanziato 1 miliardo nel 2019, è stato lasciato sul tavolo. Molte regioni del centrodestra non l'hanno toccata, gli stessi comuni non offrono progetti utili alla comunità e ai percettori di reddito. I percettori di reddito chiedono dignità, rivendicano dignità, vogliono rendersi utili alla comunità. Se lavoriamo tutti insieme, noi in pochissimo tempo potremo migliorare il sistema delle politiche attive del lavoro, ma ovviamente non ci devono essere pregiudizi ideologici e questa guerra contro i poveri, tra l'altro fatta dai privilegiati della politica, è una cosa veramente senza senso. Poi, visto che avete richiamato Renzi, che si è risentito, ha voluto leggere, addirittura mi accusa di essere mafioso, pensate un po', perché abbiamo introdotto un sistema di protezione sociale, cioè c'erano tutti i paesi, quindi tutti i paesi sono stati, le forze politiche negli altri paesi occidentali hanno introdotto un reddito di cittadinanza, sono tutti mafiosi, e fuori dalla grazia di Dio il suo ragionamento politico. Perché non spiega però ai cittadini perché l'altro giorno ha votato in Parlamento con Italia Viva, c'era anche Forza Italia e il PD, l'aumento dello stipendio ai dirigenti dello Stato che già guadagnano 10.000 euro netti al mese? Come fa a voler togliere 500 euro di reddito a chi non ha di sopravvivere al mese, lui che guadagna 500 euro al giorno e vuole aumentare i 10.000 euro netti al mese? Scusate, lo deve spiegare, non ci giriamo intorno. No, non ci giriamo prima intorno. Prima di dolersi, però, di andare in giro a far la vittima, deve spiegare perché ha votato l'altro giorno un decreto d'aiuti che doveva essere alle famiglie, doveva essere alle imprese in difficoltà, ai commercianti in difficoltà, non ai dirigenti dello Stato che già guadagna 10.000 euro al mese. Però quel primo voto alla Camera è stato all'unanimità, poi o al Senato, chiedo scusa, poi no, è stato corretto con l'emendamento del Governo. Ma cosa sta dicendo? Scusi, ma cosa sta dicendo? Si sta sbagliando, non è stato affatto all'unanimità. Hanno votato a favore di quella vergogna Italia Viva, che è sempre in prima fila in questi casi, Forza Italia e il PD. Cosa dice? Noi abbiamo fatto le barricate quando abbiamo scoperto. Io sto parlando del voto dell'Aula, Presidente. Ce l'avevano infilata col favore delle tenebre. Abbiamo fatto il diavolo a quattro e li abbiamo fatta rimangiare. A questo serve il Movimento 5 Stelle. Accelero un po' perché ho altri argomenti da chiedere. Allora, in campagna elettorale si parla anche un po' di massimi sistemi, però ci sono tante famiglie che con queste bollette rischiano veramente di non farcela. Dipende forse anche dai tanti no sull'energia detti da voi, no al rigassificatore, no al termovalorizzatore, no alle paleoliche, no al nucleare. Voi però che ricetta avete per risolvere? Guardi che lei non è ben informata, noi diciamo tanti sì e soprattutto diciamo sì a quella che è la vera transizione energetica ed ecologica, massiccio investimento nelle fonti rinnovabili. Diamo una notizia agli italiani che forse non conoscono, non è il Movimento 5 Stelle, è Confindustria Comparto Energia, si è dichiarata disponibile a investire 83 miliardi creando 80.000 posti di lavoro nei prossimi 3 anni per investire nelle fonti rinnovabili. E noi vogliamo le comunità energetiche, col superbonus abbiamo realizzato l'efficientamento energetico, un taglio delle emissioni di CO2. Guardate che non è la soluzione a questa emergenza energetica a ritornare al fossile, anche perché quando si parla a vanvera, secondo lei i tempi ci sono per... Guardi, allora le dico subito, per realizzare una comunità energetica bastano pochi mesi, diventiamo autoproduttori di energia elettrica. Per realizzare le fonti rinnovabili bastano pochi mesi. Per realizzare una centrale nucleare, quella attuale di terza generazione, hanno impiegato l'ultima in Finlandia 12 anni. Di cosa stiamo parlando? Per una nuova concessione per trivellazioni sono investimenti di medio e lungo termine, peraltro del tutto aleatori, cioè significa che le aziende, spesso straniere, compagnie che ricevono la concessione, poi iniziano tutti i percorsi, autorizzazioni, eccetera. Dopo qualche anno vanno lì, scavano e semmai non trovano nulla e quindi non c'è neppure un ritorno. Di cosa stiamo parlando? Voglio chiudere con un'immagine romantica, una foto davanti al mare. I protagonisti siete lei, ovviamente Presidente, e Beppe Grillo, che indica un qualcosa che noi non vediamo, però sappiamo che non ci sarà nemmeno la chiusura della campagna elettorale, almeno questo secondo quanto anticipato. Noi facciamo tante ipotesi su quello che vi stavate dicendo, in realtà ci dà qualche anticipazione reale?
Mi indicava l'orizzonte. L'orizzonte, innanzitutto nel Mar Ligure, bellissimo, una vista panoramica mozzafiato, e indicavamo l'orizzonte, il 2050, l'anno che è nel nostro simbolo, l'anno della neutralità climatica. Approfittiamo di questa emergenza energetica per correre avanti, non per guardare indietro. Grazie.